Beh, io sono molto legato a Roma Città Aperta, che è un film forse più famoso, anzi sicuramente più famoso di Nonno, però perché trovo che sia effettivamente un film straordinario considerando come è stato fatto e quando è stato fatto. Insomma, io, un film che comunque continuo a vedere, un film che ancora mi sorprende. Un altro film che a me è piaciuto moltissimo è Francesco Giullare di Dio, perché poi anche lì c'ha quelle doppie letture che sono da un lato molto di filosofia, molto intensa, di filosofia di vita anche, spicciola, di una visione, però poi ci sono anche momenti di grande umorismo all'interno della storia. E secondo me di grande recitazione, quindi con tante idee, insomma, come per esempio il finale che io trovo straordinario. E è un film che per me è importante perché trovo il film più autobiografico di mio nonno, non so se lui lo considerava tale, era La presa del potere da parte di Luigi XIV, perché secondo me era un po' un racconto sulla sua posizione all'interno della famiglia. È un film che racconta questa rivoluzione che fa questo grande monarca quando però gli altri aristocratici avevano perso il rispetto del re e come lui riesce, essendo centrale, a riconquistare questo. E un pochettino credo che sia stato qualcosa che ha fatto anche mio nonno all'interno della famiglia. E questi sì, sono quelli che io diciamo trovo i più belli e quelli che sono più legati alla mia storia. Grazie, molto bene, si può dire. E quindi un'accoglienza molto molto piacevole. Adesso speriamo che poi il film piacerà, in questo momento lo stanno proiettando e speriamo che vada bene anche qua, insomma, in Toscana, che poi è una regione che io frequento perché mia sorella Rossa abita, insomma, nella campagna vicino Sarteano, insomma, in Val d'Orcia, tra Val d'Orcia e la Val di Chiana, e quindi insomma, è casa e io amo molto.